Ciao cari, sono Atrix, signori! Bentornati cari nel canale. Torniamo su Hearthstone e oggi, visto che nel pool dei deck proposti manca, giochiamo un deck che è forte, raga, è forte. La versione definitiva, versione che sto giocando io, che ho preso sempre da Sherakess e che ho ottenuto ottimi risultati con un win rate dignitoso, non gioca Kaggdar. Il 2-2 che ti fa summonare una copia in più per ogni minion chiaramente summonato da spell o da minion vari, bensì gioca la Z, la Mojo Master Z, che in un meta in cui control warrior dominano è di certo magari una buona tech affinché effettivamente loro non possano trovare troppa value tra Dottor Boom, e soprattutto, che è il motivo per cui è stata inserita, a mio avviso, la Mojo Master GD, quella roba, è per non far giocare al Warrior le spell a 1, e soprattutto i 4-5 che te fanno 10 danni, che in un deck come questo, che alla fine è un big, che trova nella win condition il fatto di summonare servitori forti, per poi magari chiudere con Alistraso, semplicemente perché la board è ingestibile, secondo me è molto forte. Cari, passiamo subito alle partite che vi voglio proporre, ricordandovi talvolta di lasciare un like per supportare tutto il lavoro che ne è dietro, soprattutto quello che fa Aldo, perché io fondamentalmente non faccio un cazzo. E quindi, signori, prima partita che vi voglio proporre è contro Druido, contro Token Druid. Sapete, sta season ho rankato con deck particolarmente strani, non mi sono messo a ranka subito con i top tier. Sì, è vero, ieri è uscito un video del Rogue che, come avete visto, ho ottenuto un winrate della Madonna. Questo perché chiaramente i deck top tier dovrebbero essere giocati talvolta, qualora voi vogliate rankare. Io ho giocato deck abbastanza discutibili, ho giocato molto Hunter perché comunque mi divertiva molto l'archetipo Hunter. Hunter quello controlla, no? Der Frunzi sul Vicious per avere il supporto di cure, Der Frunzi sul Thunder Rhino, Der Frunzi sul Timber Wolf e vince contro Control. È un deck abbastanza strano, molto lento, eccetera, eccetera. Però, detto questo, giochiamo contro Token, al contrario dell'Hunter che non ha assolutamente modo di vincere contro Token, questo deck modo ne ha, perché c'è il main control, che è sicuramente un'ottima carta, abbiamo la 2-7 con Taunt, che voi praticamente contro Token la giocate a 1-2 mana, e poi per quanto riguarda tutto il deck praticamente lo stesso. Il problema del druido, e anche Giant 3-2-1-3 sicuramente è interessante, no? Pare di essere tornati quasi al level lock. Il problema del druido è non avere alcun modo, a parte swipe in questo spot, di poter rimuovere minacce grosse, perché da quando fortunatamente gli hanno tolto naturalizzazione il druido non ha modo di gestire la board. L'unico modo che ce l'ha per gestirla è fare dei trade. Come vedete, qui poteva anche utilizzare una rat per togliere il gigante. Il problema per lui è chiaramente la chiamata The Follow Up, che giocheremo sicuramente. Abbiamo comunque anche main control. Ragazzi miei, non vi fate ingolosire troppo dal fatto che voi vogliate andare faccia, perché non stiamo giocando contro Warrior, quindi non ha senso andare faccia per distruggere l'armatura. Qui, cari miei, giochiamo contro un deck che, se voi riuscite, e già siamo riusciti, a ottenere il massimo predominio in board, praticamente voi la partita l'avete vinta. Coin Witch Doctor mi piace parecchio, anche perché, come ben potete notare, no, l'avversario ha già delle grosse difficoltà per poter contestare il board. Gioco la Witch Doctor per poter value tradare l'1-2, in modo da pusharli 7 anni faccia. So che molti di voi avessero preso congiuntivo, ovviamente ho problemi con questi. La pirosfera, però, no, non si vince sto matchup di pirosfera. Sto matchup si vincerà molto prima del turno 10, come potete già probabilmente aver notato. Detto questo, non so effettivamente che tipologia di deck è. Sia, chiaramente, il deck con i Sea Giant non mi dà particolarmente problema quel Sea Giant. Torniamo, regà, però, a quello che vi ho detto prima, non ve lasciate ingolosire come io anch'io mi ingolosisco. Tra le altre cose, molto buona la Witch Doctor, che ci permette di pulire completamente board e di ripartire con una board che secondo me per lui, no, secondo me è chiaramente ingestibile. Quindi, value trade, tradiamo chiaramente il Sea Giant grazie all'Hero Power. Qui, diciamo, il dubbio è se giocare un Giant o una chiamata. Credo che due giganti sono meglio di uno, quindi molto probabilmente qua andrò a giocare la chiamata. Quindi trade. E quindi, ragazzi miei, avete capito che io non voglio lasciare assolutamente alcun tipo di value al token druid. Forse io l'ho chiamato token shaman. Al token druid in board, in modo che lì si possa buffare, solo the forest, eccetera, eccetera. Anche perché è vero che il nostro deck gira doppio scorcher, no scorcher, il 5 mana 3-6 che fa un danno a tutti, però come ben
potete vincere. Una volta che lui mi gioca le Wisp e ci mette solo The Forest, per me chiaramente è problematico. Quindi trade. Non mi ricordo quasi effettivamente io gioco il gigante o la chiamata 3. Gioco il gigante? No, perché due giganti, come per l'appunto detto, è meglio di uno. Ok, bello mio, siamo al turno 6. Io c'ho una board della Madonna. Tu sei un Toke Shaman. Forse Zidinio Akmuto dovresti, senza T, dovresti concedere. A meno che chiaramente non hai una seconda alternativa. Qui poteva fare le Wisp. Avremmo avuto chiaramente il 5 mana 3-6. Ok, ora. Normale che si entra nel mid-late stage. E quindi sì, è vero che bisogna dare un occhio a Tradda, però è anche vero che è importante settar lì dal turno dopo. Anche perché altrimenti, se la tiriamo per le lunghe, probabilmente sta partita non si perde mai, perché è impossibile perdere questa partita. Credo che la Tempesta Cenerea qui sia il migliore dei peggiori. E quindi carissimi, andiamo tutto faccia, settandoci conseguentemente a questo lead up per il turno dopo. Non credo che ci sia qualsiasi, cioè non credo che lui possa far niente. Swipe, anche se non credo che abbia né swipe né come si chiama la spella dove fa del danno? 1, quella, altrimenti penso che l'avrebbe giocata tempo prima per poter andare a risolvere un gigante. Raga, è importantissimo per un deck risolvere un gigante, perché poi da un gigante, grazie per l'appunto al fatto che esiste quella spella 3, iniziano a moltiplicarsi e poi praticamente per te diventa ingestibile. L'unico deck effettivamente che è in grado di gestire questo overstanding in board è il Warrior, chiaramente per gli Shizlem o la Brawl, e il Rogue talvolta se il suo deck gira sap. Quindi voi fate gigante, perché difficilmente contro Warrior, contro Rogue, voi riuscite a fare gigante congiure dal turno 5, dovete pescare la spella 2 e pescare solo servitori. Se riuscite chiaramente siete fortissimi, altrimenti dovete giocare un gigante solo e chiaramente poi il Rogue con la sap ve lo distrugge. Detto questo, cari, giochiamo ancora contro Zidinio Akmuo, ma vinceremo anche questa? Vinceremo anche questa, raga, quindi no, ma andiamo alla prossima, non occorre, vedete, stare che è qua la partita di prima. Cioè, è esattamente come la partita di prima, come notate, io chiaramente fillo board e lui non, tradando chiaramente se pezzi, e lui non può fare niente. Una galoppata della Madonna questo deck, ragazzi miei, è fortissimo. Andiamo a vedere, probabilmente la prossima partita, se non ricordo male, andiamo a vedere chiaramente come se la ca... Chiaramente c'è sta un... cioè nel senso è normale che... Non è che ve sto a vendere l'oro. Sto oro, se lo girate, c'ha dei pezzettini di merda. Chiaramente Rogue, raga. Il win rate contro Rogue si abbassa prepotentemente. Infatti mi ricordo di arrivare con questo Garrosh al final boss. Dopodiché becco 3 Rogue di fila. Bel gioco. Che mi asfaltano. E quindi poi è tutto da rifare. Ma ormai, cari, voi ci avete giocato Tarson, lo sapete. La skill è sicuramente molto importante. Ma talvolta è molto importante anche... le carte, avere le carte giuste e soprattutto trovare comunque un matchup, non dico favorevole, però in cui le carte vi permettono di giocare, altrimenti è una partita a senso unico e probabilmente voi ne avete viste subite tante. Detto questo, cari, contro Warrior la partita è sicuramente gestibile. Tensione 4-5, attenzione agli Shizlem, attenzione a Bro, attenzione a Execute, perché ultimamente vedo che alcune liste giocano anche Execute. Detto questo, la mano nostra è sicuramente interessante. Turno 2 Witch Doctor, per poi andare turno 3 col libro, turno 4 Drago del Crepuscolo, e vediamo poi lo spot com'è. Il Verme Scaglioso è buono. Chiaramente, cari, anche questa è una carta che forse, essendo proattiva in board, come Rush, avendo Rush, è buona contro Rogue, è buona contro Deck Aggro, buona contro Mech Hunter. Contro Mech Hunter anche lì non è facilissimo. Io ne ho battuti un paio e ho perso invece con un paio. Cioè, è abbastanza coin flip. È molto importante avere Silence, kippatelo sempre al Mulligan, anche contro Rogue lo potete kippare. Importante avere la 2-7 con Taunt, l'importante avere Ziliax e soprattutto le Sion Fury. Attenzione, raga, perché il Mech Hunter, per altre cose, ha anche praticamente 4 rimozioni, essendo doppio venomizzatore e soprattutto doppia bomba. Qua il fatto di aver scartato Conjured contro Warrior non è che mi piaccia tantissimo, ahimè, però va bene, insomma, non si vuole troppo della vita. Raga, Gagdar effettivamente serve un cazzo, nel senso, è vero, questo deck non c'ha nemmeno la spella 8, che comunque contro Warrior è fortissima, perché non ne ha effettivamente bisogno. Prima, perché non ci sono solamente Warrior in meta, pieno di Rogue. Qua, raga, chiaramente forse avrei dovuto andarvi dalle Drake, perché così... volevo tra da quell'1-3 perché mi dà fastidio. Qua chiaramente va sotto il Danomatic, ma io credo che prima o poi il Danomatic lui lo debba giocare. Meglio che me lo giochi in questo spot che contro il mio Giant. Chiaramente, ripartendo col Drake, abbiamo poi il value trade. Non è male come situazione. La partita è un po' compromessa perché non c'ho Giant e non c'ho Conjured, che sono le mie win condition contro soprattutto Warrior. Però insomma, tu hai Drake 4-10, secondo me già ci inizia a far sentire con un cazzo prepotente.
La lista, tra altre cose, che voi probabilmente non vedete perché non ci vedete il tracker effettivamente. Vabbè, la lista gioca doppia astromante, sempre perché comunque contro Vuoto è molto molto forte. Raga, chiaramente silenziamo, famo value trade per evitare chiaramente, per tenere comunque una buona board. Lui ha giocato già da Aeromatic. Potrebbe giocare o Super Collider, che glielo cantero con la merma, quindi è anche un invito a giocarlo. Oppure, sì, gioca al secondo Aeromatic, è forte lui che l'ha preso. Non è che se lo fa troppo, il value trade lì secondo me ci stava. Anche perché qui o me gioca la 4, la 5-5 con Rush, che comunque tra dopingando e giocando il secondo Drake, che va bene, infatti va molto bene, e li puscia questi, finalmente questi cazzo dei 4 danni in faccia, in modo che l'armatura si abbassi, noi tiriamo un sospiro di sollievo e lo facciamo piano piano uscire fuori dal range di Shizlem, che attualmente è il vostro peggior nemico contro Warrior, raga. Shizlem, non giocate mai, a meno che voi non siate disposti a tutto, a meno che voi non abbiate altre giocate, non giocate mai il Drake da solo del turno 3 del turno 4, perché se ve lo distrugge poi con Shizlem avete problemi per ripartire. Questo è molto importante da dire. Vabbè, potrebbe avere Owl, Warpath, penso che sia lo spot peggiore. Owl sul 4-10, into Warpath, pulisce tutto, potrebbe essere una brutta stilettata. Ripartenza comunque ne abbiamo, abbiamo ripartenza con l'Astromante. Attenzione anche alla Estrasa, cari, mi piace tantissimo l'Estrasa, aumenta un pochino il win rate contro Mechanter soprattutto, anche contro Rogue talvolta, non è male, e molte volte contro Control, soprattutto contro Warrior, tenetelo al Mulligan, perché nella stragrande maggioranza dei casi fa... Ok, questo va benissimo però. Se ha giocato lo Shizlem sul Drake, no, è un grosso successo. Molte volte fate 15 danni al Warrior direttamente. Ripartiamo con l'Astromante. Purtroppo lui però, regà, è al turno 9, quindi già la vostra testa inizia a capire che dal turno 10 abbiamo dei problemi enormi. I problemi enormi causati chiaramente dal 4-5, perché lì poi sono altri due Shizlem praticamente. Lo so, secondo questo ragionamento iniziate sempre più a capire quanto la Z, che attualmente, prima l'ho chiamata D, mi sa, vabbè, la Z sia importante contro Warrior, perché gli levate tutte le power play che il Warrior chiaramente ha al turno 10. Project, ripetiamo, un mana, prendi 3 mech forte, tra altre cose prende pure una volta il 4-5, avete praticamente perso, a meno casi rari. Se avete perso, raga, perché non avendo Gardar, dopo la doppia Brawl non potete overestendere, perché dice, vabbè, sono tranquillo perché non c'ho più le Brawl, non lo potete fare. Va bene, qua mi sa che pulisce... Che mi giochi? Shizlem? Beh, doppio Shizlem gioca... Oh, signor, bene! Bene, ha giocato doppio Shizlem. A noi ci piace questa cosa. Ora, il problema è... Chiaramente togliamo subito l'arma. Credo, cari, che voglia mettere qualcosa in board qui. Quindi probabilmente il drago infuocato che contro Warrior fa dannatamente schifo, lo giocheremo. Drago, chiaramente melma, chiaramente dopo aver faccia, credo non voglio... Ah no, voglio pescare, giusto, sì. Me da due servitori, perché no? E chiaramente melma. Meglio pescare due carte, pescare, tra virgolette. Meglio avere due carte in più, due minion in più, piuttosto che pingare faccia. Cosa positiva di questa board? Non può giocare 4-5. Cosa negativa? Può giocare la spella 1. Speriamo non abbia spella 1, perché in questo momento ho poche carte in mano e sono contentissimo che Warrior mi gioca con 4 carte in mano, con 5 carte in mano. 4 più top deck, questo è un problema. Questo è un problema perché tradda il mio 3-6. Io invece voglio... Oddio, in realtà rompergli l'armatura adesso non ha più troppo senso, visto che tanto gli scelte si aggiungono tutte e due. Il problema è che non c'ho una ripartenza valida, se non fosse che il mio top deck mi fa impazzire da di dentro. Qua ci penserò molto perché è un turno secondo me molto importante. Abbiamo due spot, la prima a giocare all'Estrasa Face, che probabilmente era giocata più ovvia se fatta nei primi 10 secondi di ragionamento. La seconda invece è capire che sì, è vero che gli faccio 15 danni, ma io non vinco se gli faccio 15 danni, io vinco se quello va a zero. Conseguentemente a questo credo che per evitare i 4-5 che secondo me potrebbe avere in mano, chiaramente non se li commetta per giocarli contro un 3-6, credo che riportarlo a 6 secondo me sia la scelta oculata, corretto. Ho fatto 3 tiri, la setta giustamente è finita perché chiacchiero come uno stronzo. Il problema qual è? Il problema è che non c'ho la seconda... La seconda astromante, quindi io non ho eventualmente una ripartenza al turno 6, che potrebbe anche essere 7 visto che c'è il coin, però è dannatamente forte la Z, è veramente troppo forte. Qui l'idea è fare silence, value trade Z, lui riparte a 6 mana e con 4 carte in mano, 5 di top deck, deve aspettare altri 4 turni per poter riempire la mano tra spell varie. Poi d'altra parte non può manco giocare Ultra Boom in top deck, che comunque non è male comunque. Oh! Alla cazzo, alla peggio, comunque, per quanto può essere forte all'Estrasa, io comunque una ripartenza ce l'avrei pure, chiaramente con il totem del fuoco.
E probabilmente vediamo quello che fa lui. A semana, secondo me, può fare veramente poco, visto che ha giocato i suoi drop a 5. Ancora Ziliax, sì, Ziliax ultra 2 potrebbe essere interessante. Io lo traddo con una pingata. Eccolo qua, il secondo 5-5, che andrà molto probabilmente a tradare il 5-5. Non capisco qua troppo il value trade sul 3-2. Infatti, mi sa che traderà direttamente il 5-5, Hero Power. E qua, raga, iniziamo a dargli qualche botta, altrimenti non cala più di salute. Buono, buono, buona. È femminile la spella 3. Che giocherò chiaramente subito il mio drop a 5, perché è chiaramente molto forte avere qua una ripartenza dignitosa. Abbiamo un 5 mana 5-8 che, per carità di Dio, è forte, anche se un Warpath fondamentalmente me lo toglie dai coglioni. E poi in 3-3 a 5 mana che non è proprio quello che vorrei. È la falsa copia del cliente torvo, se vogliamo, no? Però vabbè, comunque il Flame Tauntaun sarà sicuramente la nostra giocata. L'astromante chiaramente implicherebbe una Brawl diretta. Io credo che gli possiamo fare giocare Brawl senza giocare l'astromante. Vero 5, 6, 7, 10, 12. Abbiamo comunque settato Rita per il turno dopo, senza l'astromante, giocando semplicemente il Flame Tauntaun. E che giocherò al Flame Tauntaun? Non lo giocherò sul 5-8 probabilmente, perché non voglio che quel 5-8 venga in qualche modo danneggiato. Però qui, regà, io mi aspetto Warpath. Questo probabilmente è il turno di Warpath. E noi ripartiremo poi con l'astromante. Warpath o Brawl? Credo che se lui abbia Brawl. Ma hai beccato qualcosa, caro? Credo che Warpath sarà la giocata. Non è Warpath la giocata. È Dottor Booming Toad la giocata. Abbiamo un altro turno per evitare che lui. Buono, buono, glielo parlo. Abbiamo un altro turno in cui lui non può giocare 4-5. Opzione numero 1. Giocare boh, la tempesta, qualcosa, nel senso qualcosa tipo anche all'estrazza. A sto punto sarebbe più un cazzo, no? All'estrazza a sto punto mi fa perlomeno 4 danni, perché ormai andandogli faccia all'estrazza non serve più a niente. Quindi per non far rimanere inutile poveraccia all'estrazza, giochiamo all'estrazza. Chiaramente la gioco sulla sinistra, in modo che se lui comunque avesse un'altra spell, un altro super collider, perlomeno sì, metterà da 5-8, che secondo me non potrà attaccare più da adesso perché inizierà a fare qualche danno, soprattutto con Warpath. Quindi Warpath per 3, 2-4-6, Hero Power torna a 13, però insomma sarebbe un bello spot. Comunque io posso pushare gli altri 8 danni con Alestrasa, ripartire con l'astromante, lui mi fa brawl, riparto con gigante chiamata. Se lui poi mi fa un'altra brawl, che cazzo ve devo dire? Vabbè, bravo che c'ha due brawl in mano, ripartirò con Kagda, aspetterò fondamentalmente un Tobek che mi permetta di ripartire in qualche modo in brawl. La giocata qua era abbastanza ovvia, Hero Power. Comunque lo spot, cari, continua a essere buono. La Zii ha fatto comunque il suo dovere. Ora, non possiamo più evitare la giocata del 4-5, che secondo me avrà sicuramente in mano. Quindi Astromante Hero Power, qua la giocata che vedo io, Astromante Hero Power, oppure Gigante Conjured. Non lo so effettivamente quale è più forte. Io giocherò la più debole qua, in modo chiaramente da fargli giocare sta Brawl. Io credo che la più debole sia Astromante, perché 7 mana evoca un 5-5 e un Minion X. Per quanto invece riguarda Giant, 7 mana evoca due servitori belli ciocioni. Scelgo di andare di Giant. Scelgo di andare di Giant perché perché quella chiamata 3, quella spella 3 io non l'ho ancora giocata. Quindi fondamentalmente la posso poi giocare in combo con l'astromante. Posso fare astromante e spella 3 sull'astromante. Quindi in modo per ripartirci l'abbiamo lo stesso. Quindi va bene così. Turno dopo per 10 mana abbiamo 3 servitori, che saranno molto probabilmente 3 servitori medio-alti, a parte diciamo degli slow roll incredibili con l'astromante e con la spella 3. Lui qua deve fare brawl, quindi mi rispetto io power brawl. Magari, perché io parto sempre, magari la brawl la vinco. Non dire che siamo qua a discutere, perché potrei anche vincere effettivamente la Brawl, questa cosa qua. Talvolta non ci penso che posso vincere una Brawl nella mia vita, però insomma, vabbè, se non c'è Brawl è finita, perché gioca il 4-5, anche ne gioca 2, se gioca 2-4-5 è forte. 4-5-4-5, doppio trade sull'8-5, Hero Power, noi ripartiamo chiaramente, ma se poi mi gioca Brawl siamo un pochino fottuti. Certo, è vero che deve avere tutte le carte in mano. Assemblaggio Omega va bene, la top deccato. Il fatto che un 4-5 non risolve nulla, no? 4-5-6-7, anche con l'Hero Power mi fa solo 7 danni, al 7-8 che diventerebbe un 7-1. Ha solamente 4 danni, quindi noi potremmo anche talvolta il turno dopo giocare Kalegos nella speranza di trovare cosa? Nella speranza di trovare, che ne so, anche missili arcani. Ha già giocato Ziliax, mi pare, non lo so. Non
non mi ricordo se ho giocato Zilliax, non mi ricordo, era troppe partite, sto vedendo, non lo so. Vabbè, questa è una cagata, non c'è il 4-5 in mano. No, forse c'è il 4-5 in mano, ma ha deciso di tauntarsi. Il problema è che occhio e croce è comunque l'Italia in board, no? E beh, è assolutamente l'Italia in board. Se abbiamo giocato 8 lanci, abbiamo trade, 8 lanci faccio, GG per trade. Va bene. Forte, no? Easy. La Z, chiaramente, a riavviarsi per continuare. Vabbè. Sarebbe sicuramente scorretto farvi vedere solamente le vittorie, anche perché, sì, ho fatto tipo 8 partite, ne ho perse 3 solamente da Rogue. D'altre cose ho beccato questo 2 volte di fila, che gioco con Rogue è molto strano, ragazzi, ve lo voglio far vedere. Le altre invece le ho vinte tutte contro Dogen, contro Mac Hunter e contro Warrior. Quindi fondamentalmente il deck è buono, raga. Certo, i Rogue... Oh, può anche vincere contro Rogue. Il problema, da quello che ho notato io, che ho beccato 3 versioni di Rogue che sono... Oh, forse magari qualche streamer li sta giocando ultimamente, perché non lo conoscevo. Un Rogue che gioca lo squalo, però aspettate, gioca anche 4-3 e faida. Okay. Finché gioca lo squalo va bene, c'è la versione quella con le Wisp, no? Che le Wisp fungono da attivatore dell'1-3, dell'1-5. E... Però ragazzi miei, voglio farvi vedere anche come ho perso contro Schrödinger per 2 volte di fila. Nel senso, comunque, non so quanto io meritavi effettivamente una sconfitta. Ora ve lo faccio vedere. Bella Witch Doctor, la giochiamo su, penso mi pare poi addirittura che era il final boss. Era, mannaggia la puttana. Immagine speculare, barriera di caccia è molto forte, ma io credo che Counterspell non sia da meno contro Rogue. Counterspell, visto che comunque il coin ce l'abbiamo noi, secondo me potrebbe dare parecchio valore. Volpe sfuggente. Volpe sfuggente. Tamadurga buona. Allora, chiaramente, raga, qua gioco in efficienza di mana. Gioco subito la Counterspell in modo da poter evitare in qualche modo il suo prematuro raiding party. Quando poi ho capito, non lo potevo sapere. Quando poi ho capito, e ancora, non lo potevo sapere, che sia il fatto di lasciarla Melman Mulligan, sia il fatto di prendere Counterspell per raiding party, non servono a cazzo, perché il deck non c'ha l'arma. Non c'ha l'arma. E quindi, se pensavo che la mia mano fosse ottima contro il Rogue, quando lui mi gioca effettivamente questo secondo 4-3, io mi faccio una domanda e mi chiedo, ma aspetta un attimo, questo non c'ha l'arma, perché come slot a 4 ho messo il 4-3. Questo probabilmente ci avrà anche Academic Espionage, probabilmente, un deck molto strano, ed è proprio dell'Academic Espionage che vorrei parlarvi, che ora andremo a vedere. Thaumaturga Ping sarà sicuramente la nostra ripartenza. Non è male anche il drago infuocato, effettivamente, se lui dovesse in qualche modo decidere di... Esplosione gelida contro Rogue. Insomma, non mi sembra tutto so che. Ogni giocatore pesca 2 carte. Potrei andare a cercare, se la situazione si fa disperata, mind control, down, giant, no? Qualcosa di questo tipo. Lui potrebbe fondamentalmente in late stage giocare Mira Stable Evolution. Con quello faccio danni, perché gli faccio danni in fatigue. Lui c'ha una mano piena di roba, potrei addirittura pensare di bruciargli qualcosa il turno dopo. La scelta dipende dal progetto, secondo me ci stava. Il problema è che la Counterspell purtroppo me la blocca con una spell che lui chiaramente non voleva. Cioè, nel senso, è chiaro che lui non voleva. È chiaro che non volesse quella spell. Quindi qua mi boscerà chiaramente danni, probabilmente mi farà pure un backstab che mi fa particolarmente male. Sì, raga, backstab mi fa sicuramente male e qui abbiamo dei problemi. Perché sì, il Giant è sicuramente forte e sono contento di averlo top deckato. Il problema è che devo giocarlo. Cioè, oppure me lo tengo, chiaramente per giocare intorno alla sap, che il deck già avrà sicuramente, perché se quasi gioco Giant e quello mi fa sap, ha vinto la partita. Mi pusha 6 danni, che c'ha praticamente in board tra minion e arma, e io ho perso perché, sì, potrei fare poi Giant spell a 3. Non lo so, raga, non lo so. Non so qui. Questo fondamentalmente è il turno che stabilisce la partita, no? Giocare Giant o non giocare Giant. Giant, tra altre cose, me lo può trattare anche con Dish. Non lo so, raga. Io mi sento più sicuro di giocare così, in modo da fare poi Giant spell a 3 il turno dopo, senza evitare troppi giri di parole. Insomma, Giant spell a 3 il turno dopo, secondo me, è molto forte. Tra altre cose, lui non penso che se ne possa fottere del 3-6. Se lui dovesse in qualche modo fillare board in maniera grossa tramite chiaramente la key, io faccio il value trade del 3-6 sul 4-2, gioco chiaramente la mia spell a 3 sul 3-6, poi chiaramente tra il 2-7 con Taunt e la guardiana, non credo che avrò il mana per far tutto probabilmente, non credo che la mia 2-7 costerà mai 1 per poter... In realtà potrebbe anche costare 2, no? Posso fare una giocata dalla Madonna, perché 3, 4, 5, 6, 7 col coin posso anche tauntare con la Sunfury, non è male. Vediamo quello che fa lui comunque. Il 3-6 secondo me va contestato, e lui infatti il 3-6 lo va a contestare. Non mi dispiace, cioè, sta cosa a me non mi dispiace per niente.
Però facendo questa giocata io posso capire, anzi capisco assolutamente, che il suo è un deck value base, ok? Quindi non è assolutamente il te- è un tempo rogue, ma comunque è un tempo rogue che è disposto, vedete, costa 2. Costa 2. Vabbè, comunque faccio Giant Coin Spell a 3, questo è ovvio, ma aspetto già la sap. Mi dispiace peraltro che sono usciti... qua era meglio doppio 8-8, no? Perché lui come può fare la sap sul 7-8, perché il 7-8 risulterebbe ingiocabile. Se invece fossero usciti doppio Giant, allora potevo poi rigiocare Giant spellato il turno dopo. E quindi, due cose. La prima è che non c'ha sap, impossibile. Questo un deck del genere non può non avere sap. È impossibile che lui non abbia sap. Quindi, sap sul 7-8, poi però in teoria mi dovrebbe dare da quel gigante. Anzi, no, in teoria, lui mi deve dare da per forza quel gigante. Quindi sap e Vish, finisce il trade... rimane con 7 danni in board. La situazione si fa particolarmente disgraziata. Secondo me la situazione non è buona. Tra altre cose, sta volpe sfuggente gli ha dato sto servitore che, per quanto mi riguarda, è molto forte. La cosa buona è che non ha sap. Strano, non abbia sap. 3, 4, 5, 6. No, e se non c'ha sap ha perso. Cioè, nel senso, se non c'ha sap e non trova il modo di traddarmi 8-6, ha perso. C'ha chiaramente sap. C'ha chiaramente sap. Ha traddato per avere un minion in più. Ha trattato con l'1-1 per avere un qualcosa che era sicuramente più forte dell'1-1. Il che la giocata è buona. Che cazzo faccio qua? Allora, non ho mind control, ma il mind control qua purtroppo non risolve un cazzo. A meno che non ve lo farmi il control taunt. Qua, ragazzi miei, devo giocare sicuramente la butta fuori. E vado a cercare il mio tecnocontrollore. L'ho trovato, tecnocontrollore. Non me ne frega un cazzo che ho scartato quella carta, non serve più a niente. C'ho tante carte in mano. Boom, spella 3. Boom, slow roll, high roll. In realtà siamo perfettamente nella media come drop a 7 contro... Ma poi contro rogue sono buoni come drop a 7. Sia il 5-6 che il 4-8 tradono praticamente tutto quello che c'è in board. Il problema è che non avendo 6 d'attacco, io purtroppo non posso guardare quel 2-6. Quindi implica il fatto che devo spendere 2 mana per fargli lo power. E 2 mana in questo spot, con una board del genere, sono tanti, raga. Sono veramente tanti. La partita probabilmente è andata. Non penso che io possa far dell'altro. Non credo che possa fare dell'altro. Qual è la giocata qua? Sicuramente tecno controllore Sanfio. Io qua li devo giocare per forza, altrimenti perdo il turno dopo, no? Tecno controllore Sanfio. Di quel tecno controllore che me può rubare? Speriamo che mi rubi cose dignitose. L'ho messo chiaramente a sinistra in modo che avessi top deckato un 2-6, un 5-5. Poi facevo taunt sul 4-8 e il 5-6. E lì poi ne ragionavamo un attimo. E vedete qual è il problema? Il problema è che io adesso devo traddare quel 2-6 utilizzando il power. E questa cosa chiaramente è male. Traddo il 3-3, metto la Sanfury tra il 4-4, il 4-5 e il 5-4. Ragazzi, e poi inizia a pregare in maniera incredibile. Qua bisogna pregare tantissimo. Vero che abbiamo Alex, per carità di Dio. No, però se metto il taunt sul 4-5 me lo voglio tradare col 5-5, quindi lo metto tra 5-4 e 2-3. Ora, il problema esattamente è che sì, è vero che c'ho Alex, ma Alex ti rimanda a 15 e metti un minion in board 8-8 al costo dei 9 mana. Lui con la spella 3 ha sicuramente una board molto più forte della mia. E quindi la cosa si fa particolarmente preoccupante. Ora, magari slow roll in maniera clamorosa, ma non vedo modo che lui possa... Cioè, come fa slow roll là? Cioè, qua anche mette 2-4-4, secondo me la partita è andata. E 2-4-4 è uno slow roll della Madonna come servitore di leggenda. Milaus Manalampo, cioè, di quanto deve... quando gli deve andare di sfiga. E, vediamo come tradda. 6-6, non è, cioè, nella media, è giusto che abbia trovato un servitore leggendario che abbia come body 6-6. Doppio trade sul 2-3. Vabbè, gioca la melma chiaramente, perché non dovrebbe, contro Mage. Praticamente, ragazzi miei, la board è così. Top deck di Ziliax potrebbe farmi risollevare. Top deck di Ziliax non dovrebbe essere troppo male. Chiamata dell'evocatore credo che invece lo sia. Cioè, nel senso, malissimo, per carità di Dio. Non bene, manco per il cazzo. Allora, opzione 1, Alex fa schifo. Opzione 2, che secondo me, cari, qua è la giocata, metter taunt e sperare di trovare altri taunt. Quindi qui la giocata è doppio trade sul 5-5, vario trade sul 3-2, chiamata sul 4-5, ripeto, nella speranza di trovare del taunt. Se trovo dei taunt, ragazzi miei, attenzione, perché la partita si fa goliardica, nel senso, se io trovassi taunt, fermo restando che metterò un 7-8 con taunt,
Poi c'ho Alessrasa al turno dopo, non è male. Il problema è che faccio questo roll qui io, evocando a 7 mana un 3-5-2-8. No? No. No, non è esattamente quello che credevo. No, no, non va bene 7 mana 3-5-3, 7 mana 2-8. Chiaramente con ventaglio di lame è Lidl, no? Perché chiaramente sbatte sul 7-7 e va 7 anni di faccia. La partita cara sarà divertente, insomma, non me lo dico più. Però contro Rogue avete dei problemi. O meglio ancora, contro Rogue non avete grossi problemi se è un war, se è un Rogue normale che gioca le armi, perché comunque la doppia merma è fortissima contro Rogue, e contro Rogue è forte 5-4 con carica, con Rush, scusatemi. Contro Warrior è contro Rogue, che tra altre cose non tutte le liste giocano Zap, le liste normali di tempo Rogue, è forte anche fare Giant Conjured per prendere i suoi 7-8 con Taunt, la partita poi finisce là, perché se non c'ha Zap effettivamente per lui è difficile andare a contestare un 7-8. Raga, detto questo, spero realmente che il video vi sia piaciuto, io vi auguro un buon proseguo della vostra bellissima giornata, vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo chiaramente come sempre su Twitch, tutti i giorni, alle 20, a mi raccomando, lasciate un follow. Non so se tu lo conosci oppure no, ma mi spacca i culi con il burattello bro, c'ha le carte, fanno parte di un giochino in cui lui crea delirio e arte. Ciao cari, sono Atrix.